Dunque ragazzi, il video di oggi lo cominciamo dentro a una cava buia, perché io in teoria oggi devo andare a fare un'escursione con il villico Indiana Giorgio. Il problema è che lo hanno assalito gli zombie ed è diventato così. Quindi poiché da zombie gli è marcito anche il cervello, è rincetrullito come pochi e sta continuando a girare in tondo da almeno 45 minuti. Dunque presumo sia meglio andare a farci il nostro video e magari torno più tardi, perché come vedete c'è il morbo del cerchio, cioè viene giù poi torna su sempre così, finché magari non si sloga una caviglia, tipo rimbalza, cade giù, si spacca una gamba, vola qua sotto e ci rimane secco. Ma lasciando stare Indiana Giorgio, bentornati sul canale, sono Next e siamo qua in un nuovo video di Minecraft. E oggi, signori, abbiamo una missione, una serie di video 3000 IQ, cioè con quoziente intellettivo pari a 3000, dove non dovremo andare a vedere se quei video sono veri o falsi, ma proprio oggi sono a caccia di turlupinate. Oggi voglio trovare quelle, ragion per cui ho preso una compilation affidabile al 90% per poterla spulciare e controllare il suo interno. Però mi raccomando ragazzi, oggi ho bisogno di un aiuto turlupinante incredibile. Un bel mi piace al video per trovare questi video truffaldini e smascherarli. E soprattutto, se ancora non l'avete fatto, iscrizione e campanellina per essere aggiornati nei prossimi video. Ok, questo primo video comincia con un ragazzo che... vediamo cosa dice. Ok. Ok, ha detto il modo più veloce per lootare il monumento. Fatemi vedere un attimino che cosa consiste. Ok, possiamo trovare lì l'oro. Ok. E che cosa farà? Non sto capendo. Ragazzi, ho capito cosa intende. Praticamente con un bug stupido, se noi andiamo dove c'è un monumento e riduciamo i chunk, ovvero questi, al minimo, esattamente a 2, eviteremo che il monumento ci dia affaticamento, cosa che succede tutte le volte quando ci avviciniamo, ad esempio con una barca. Vediamo dunque se è una turlupinata o se è realmente un trucco 3000 IQ. Eccoci qua, finalmente è naufragati con solo un piccone, una porta di quercia e una barca. Allora, qua in fondo c'è il nostro monumento. E adesso però vorrei fare prima una cosina. Mi voglio salvare dei codici, dei comandi, che sono essenzialmente kill. Facciamo chiocciola E. Così se ci avviciniamo e rompono le scatole, magari... Ok, sì, beh, non le ho trovate, ma le abbiamo fatto. Ora mettiamo anche questo effetto che mi dà vita in caso abbia dei problemi. E ci mettiamo adesso la barchettina e proviamo ad andare verso il monumento per vedere se otterremo questo fantomatico affaticamento. Dovrebbe apparire in teoria come un fantasma guardiano che mi salta tipo in faccia. Appena mi avvicino, lui zacchete mi dà... Oddio, ma dice che non... Non ha ucciso niente, ma c'è un sacco di spazzatura. Ok, ho preso affaticamento. Remove al 100, basta, ok, sì. Anche la mia barca, sono passati i ladri. Abbiamo dunque affaticamento e questo ci impedisce di minare in tranquillità, perché se adesso provo a minare sono veramente molto più lento del normale e ci metterei 40 anni anche se avessi un piccone di netherite. Ebbene, se adesso io mi allontano e faccio quello che dice lui nel video, ovvero diminuisco i chunk addirittura a 2, vediamo se sta cosa sarà vera, che non riceverò l'affaticamento e potrò andare a minare il mio oro in tutta tranquillità. Allora vado a fare così, metto opzioni, andiamo su grafica, andiamo qua a ridurre tutto al minimo. Ora se provo adesso a voltarmi, ok, andiamo verso il nostro monumento. Eccolo qua. Vediamo che cosa succede. Ovviamente prima devo togliermi gli effetti, altrimenti se ci vado già là con affaticamento penso che la cosa non aiuti. Effect clear. Ok, sono furbo come io quando mi fido di mamma che mi chiama dicendomi che non mi fa niente quando ho in mano una ciabatta. Comunque, ciabatte a parte, andiamo verso il monumento e vediamo se tutto ciò è corretto. Abbiamo sempre il comando per ammazzare i guardiani se ci danno fastidio. Dovremmo riuscire a vederlo. E da quello che dice appunto con questa riduzione dei chunk, io dovrei evitare per qualche secondo in più il nostro. Eccolo qua. Dovrebbe essere più o meno vicino, spero. Oddio, non è che ho sbagliato. Ok, piccolo taglio. Ci credete che mi sono perso e ho dovuto fare un teleport al monumento perché non lo trovavo più? Ma si vede che mentre giravo con la cam così io non lo so dove ho virato e mi sono trovato in aperto mare senza alcun monumento. Comunque torniamo a noi, a parte i miei classici errori da persona problematica. Vediamo se posso arrivare qua in fondo e avere, come dice lui, questo bonus tra virgolette che ci permette di tardare. Comunque non è che ce lo leva, ma ce lo tarda. Ecco, ad esempio noi siamo già arrivati, non ho ancora niente. Signori guardiani, fate i bravi, fate i bravi, non mi menate. Io dovrei tardare, ma la potete smettere? Adesso muoio prima ancora di mettere la porta, impazzisco. Perfetto. Adesso, da quello che mi dice lui, dovrei poter riuscire a minare. Per esempio, vorrei, magari ci diamo un po' di vita perché siccome finisce male, io dovrei riuscire a minare in teoria e dopo il prismarino trovare l'oro. Ed eccolo appunto qua. E io non ho. No. Ah. Ok, killiamolo. Mi ha dato anche l'effetto di affaticamento perché io sono uscito dall'acqua. Comunque ho capito la meccanica, ho capito cosa intende. Praticamente lui mi dice che con i chunk bassi posso arrivare fin qui in fondo senza prendere affaticamento. Dopodiché la porta mi serve perché è come se io non fossi più in mezzo all'acqua. Di conseguenza non mi si applica l'effetto. E comunque qua c'è l'oro. Se non fossi uscito perché mi hanno ittato i guardiani, avrei fatto tutta la mia scorpacciata senza avere il benché minimo segno di affaticamento. E dunque devo dire, questa prima era 100% corretta e devo dire assolutamente 3000 IQ, perché non ci ho mai pensato. E
magari potrei anche pensare di cominciare a utilizzare questa tecnica. Trucco numero 2. Questo è russo, quindi non tradurrò quello che dice perché non capisco nulla. E vediamo che cosa fa. Ok, ha messo delle elytra alle arbor stand tutte attorno. Ok, ha messo una pozione dell'invisibilità. Cosa sta facendo? Oddio, è una cosa strana. Comunque è una costruzione, da quello che mi sembra di capire, se non sono ancora diventato una scimmia. Fate vedere. Ok, è tutto molto veloce. Magari lo riguardo prima di, appunto, provare a rifarlo. Ah, ok, va bene. Non sto capendo. Oh mio, ma ha fatto una sposa! Cioè, o è una persona tipo la badante, o è una sposa. Sì, perché c'ha i fiori in mano. È incredibile. E voilà, siamo su Bedrock. Allora, ho preso tutti gli oggetti, ci ho messo un quarto d'anno, ma ci siamo. Allora, proviamo a fare essenzialmente quello che ci ha mostrato lui. E dunque ha fatto un buco, ci ha messo dentro una slab, e dopo ha preso degli altri mattoni e ha fatto più o meno una cosa del genere. Qua sopra ci ha messo un supporto dritto e ha cominciato a fare una serie di giri con i supporti per armature, come se fossero le lance di un orologio. Quindi uno così, poi ha messo sopra ancora un altro blocco e ha fatto una specie di giro. Uno così, poi saliamo ancora, ancora un blocco così. È un po' lungo, magari ci vediamo quando li avrò posizionati tutti quanti. Ora, tutte le armor stand sono posizionate con successo. Andiamo dunque ad aggiungere gli elytra. Quindi facciamo 1, facciamo 2, facciamo 3, facciamo 4, facciamo 5, 6, 7, 8. Qua c'è uno spazio perché mi sono sbagliato e ne ho fatta una doppia, quindi nulla di troppo grave comunque. Adesso, se non erro, devo fare 1, devo fare 2, 3, 4, 5, 6, senza sbagliarmi. E faccio la stessa cosa anche qua sopra. Dopodiché rompo e lo faccio cadere e vado a tornare di sopra con il blocco di ramattoni. Dove sono? Eccoli qua. Perfetto. Facciamo 1, 2 e facciamo 3. Devo prendere una botola e la vado a prendere, eccola qua. E tolgo sto blocco che non serve a niente. Metto una botola, metto un altro blocco di mattoni qua sopra, prendo pistone e redstone. Dopodiché vado a fare una bella schiacciata con i pistoni, 1 e 1, 2. Quindi faccio pistone e pistone. Tolgo. E adesso la prima parte è fatta. Dunque, secondo quello che mi ricordo dal video, perché sto andando molto a memoria, quindi potrei sbagliare qualcosa, spero di no, vado a fare così. Vado a prendere ora la pozione dell'invisibilità, che non dobbiamo scordarci, altrimenti è da rifare da capo. La lanciamo qua in fondo, perché se poi la butto dopo rischio di far diventare invisibili anche queste armor stand, e io non lo voglio fare. Quindi facciamo così. Gli diamo 1, 2 e 3. Gli diamo in mano la peonia, eccola qua, assieme all'elmo di maglia. Quindi facciamo peonia ed elmo di maglia. La facciamo cadere sopra. Ok. Dopodiché faccio un altro coso così. Vado a prendere un'altra armor stand e faccio 1, 2, 3. Sempre nella stessa posizione, magari senza la peonia. Però dammi la peonia. Mi dia la peonia. Me la dia. Rifacciamo da capo. Rimettiamo da capo. 1, facciamo 2 e 3 e 4. Perfetto. Ora gli mettiamo indosso la, eccolo qua, il corsaletto con letto cotoletta. E appunto la testa. Quindi testa e cotoletta. Ora facciamo via così. Glielo facciamo cadere sopra e avremo creato una sposa iperrealistica. Devo dire, questa cosa avanti mi faceva un po', era un po' strana. Comunque abbiamo creato una sposa, va benissimo. E dunque, se io di fianco gli faccio la stessa cosa che ha fatto lui, quindi botoletta qua di fianco, salgo di nuovo, vado a fare una cosa del genere, ci metto sopra la armor stand, vado a prendere adesso il calderone con la tintura nera. Eccoci, il calderone, tintura nera, magari con l'acqua prima, quindi secchio d'acqua, quindi tintura nera. E quindi cominciamo adesso a colorare tutto quanto il nostro armamentario di cuoio. Signora Capra, se lei... Ma lei ha fatto un figlio con l'armor stand. A parte queste cose, gli diamo la giubba di cuoio, un stivalozzo, una gambiera e appunto il berretto. Niente berretto, ci vuole la testa. E adesso io posso togliere queste cose. E abbiamo dunque trovato una sposa per Steve. Che poi io, Steve, starei attento perché ha fatto un figlio anche con una pecora. Quindi magari quel pecorone lì, se gli fa due chiacchiere, perché il figlio potrebbe essere anche suo figlio. Cioè non di te ma di lei. Cioè, quindi potrebbe essere, volendo, anche tuo figliastro. Che casino. Lasciamo perdere, passiamo con il prossimo video. Or dunque, questo video comincia con dei villici che stanno puntando la balestra. Presumo ci sia uno scontro. Esatto, sta menando tutti i villaggi. In che senso? Eroe del villaggio? Cioè? Che... Dai. Ah, ho capito. Ok, lui ha difeso il villaggio dal raid. E praticamente i villici gli danno quella ricompensa, cioè quell'effetto illimitato. E appunto con quell'effetto ha dei regali dai villici.
lici. Ma questa è pura follia. Ragazzi, suoniamo la campana, attiviamo il ride e vediamo anche noi se è possibile avere questi regali villicosi. Le voilà, sono super munito per lo scontro. Adesso vorrei fare una cosa però, perché io ho visto che lui butta per terra un sacco di, ecco, banchi da impennatura. Quindi ne butto un paio anche per terra, che non si sa mai che loro diventino lavoratori, oppure che sembra per forza che siano lavoratori, perché ciò funzioni. E fatto questo, avendo un bel popolo villicoso di villici con qualche mestiere, se adesso io faccio così, facciamo io essenzialmente e mettiamo Omen, eccolo qua, Bad Omen, lo metto magari livello 2, facciamo uno che sarebbe livello 2 e facciamo true, dovremmo azionare il raid. Ora, io dato che sono pigro, ho messo una serie di command block con tutti quanti i mob del raid in modo da ucciderli semplicemente premendo il pulsante, altrimenti ci mettiamo veramente 40 anni. Allora, dato che non sono sicuro di quanto ondate ancora manchino, ci vediamo magari all'ultima ondata, perché qua la faccenda è veramente molto complessa e stavo per crepare. Fate bravi. Ci vediamo tra, penso, spero, 3 minuti. Si fermi, Diana calmata, si calmi. Mi manca solamente uno e l'ha ammazzato il golem. Ok, abbiamo vinto, perfetto. E io c'ho il bonus, sì, eccolo qua, eroe del villaggio. Quindi adesso i villici dovrebbero darmi dei regali. Questo non lo voglio, per carità, mi tira via sto malauguraccio, cosa non lo voglio. E adesso loro dovrebbero darmi dei regali. Fuochi d'artificio, signori villici, adesso regalatemi le cose. Magari adesso mi vuoto. Prima tutto, qua che voglio vedere che mi dia le cosine in mano. Facciamo così, vediamo se mi regalano delle cose. Signori villici, avanti, voglio un fiume di roba. No, basta, fuochi d'artificio, datemi le cose. Sono povero, vi prego. Ragazzi, sono l'eroe del villaggio, avanti, qualcosa, una carota. Una patata e 2 libri. Ma non mi danno niente. Non mi danno niente. Ma nulla di nulla. Beh, c'è un totem. Ah, sono qua per terra. Si vede che allora le buttano a caso. Sì, sono qua per terra. C'è un po' di roba. C'è una sella. C'è del ferro. C'è, non lo so, ma cioè lui ha mostrato nel video che gli davano molta più roba. Io, seppur ero nel villaggio, ho ricevuto poco niente. Quindi non lo so fin quanto possa essere vero. Cioè, vera mi sembra vera. Ma o che ho beccato un villaggio spilorcio, o che non lo so. Sinceramente, se vorrei che mi lanciassero qualcosina. Mi dia qualcosina, signor Villico, avanti. Mi dia qualcosa. Mi dia qualcosina. Ma io onestamente l'unica cosa che gli darei è una bella botta sulla testa. Perché dai, signori villici, dai. Lei me l'ha droppata. Sì, c'è la freccia. Allora sì, me le sta andando. Ma allora siete solamente, oh, guarda, ora mi danno tutto. Ma siete, ma state male. Ma guarda, mi sta dando tutto. Mi stanno regalando tutto ora. Cioè, solo perché li ho minacciati di picchiarli, solamente per quello, veramente. Fatto sta che allora funziona. Ok, era solamente tutto quanto un po' ritardatario, devo dire. Ma i villici mi hanno ricompensato, e come? Magari perché devo stare fermo davanti a loro. Non lo so, fatto sta che le mie cose le ho ricevute, sono ampiamente soddisfatto e dunque anche questo video era reale. E grazie, non so cosa mi ha dato, vabbè, lo prendiamo con piacere. Terzo video è sempre comunque veritiero, ma io voglio trovare Saturn rupinata. Di conseguenza passiamo al numero 4. Il video numero 4 comincia con un paio di oggetti e siamo su Bedrock, perché l'armor stand è quella di Bedrock. Ok, che cosa mi propone? Mi faccio vedere, sta facendo giro. Ok, canna da pesca su, che cosa? Sul cannocchiale, ma per quale motivo? L'ha messo lì, e cosa deve fare? Candelina, ok, sopra mette, oh. Ma è un po' strano, eh. Ha messo, ok, un alambicco lì sopra. E che cosa mi vorrebbe far capire? Mi scusi, vi giuro che non sto capendo proprio niente. Scusate se vi ho mostrato i piedi. Abbiamo, che cosa? Niente, ok, messo... Oh santo cielo. Ma è un telescopio. Cioè no, come si chiama? Un microscopio. È un microscopio, quello che tipo guarda le cose chimiche, eccetera, eccetera, che guarda le cose piccole, e lo possiamo fare così. Certo, in tutta onestà, l'ultima volta che ho preso su un armor stand con la canna da pesca ci sono voluti 4 mesi per finire la costruzione, ma voglio assolutamente quel telescopio. Oh, microscopio, perché telescopio guarda le stelle e il microscopio. Microscopio, andiamo a fare questo cosino. Rieccoci nella cara vecchia Bedrock, ho riguardato il video così avevamo tutti gli oggetti che ha usato lui nel suo, e quindi possiamo partire. Allora, ha cominciato, ho mettuto giù un armor stand in tipo questo. In questo modo, in diagonale, così. Gli ha messo subito dopo un cannocchiale e ha fatto la posa, quella che dà il calcio. Deve essere, se non sbaglio, questa. Ok, dopo di ciò si è alzato in volo ed è andato qua diagonalmente a fare una cosa del genere, in modo da mettere il braccio dentro a questa costruzione. Quindi ha preso la canna da pesca, cosa che non riuscirò mai a fare, e ha cercato... Dove l'ho messa? Non ho preso la canna da pesca. Ok, canna da pesca. Eccola qua, canna da pesca, perfetto. Allora, eccola qua. Andiamo a tirare su la nostra amica. Prima però dobbiamo agganciargli la testa. L'ho agganciata, molto bene. Devo spostarmi leggermente di un pochettino, tipo in qua, senza farmela
arrivare contro. Quindi magari stiamo più avanti. Ok, vediamo se la posso far arrivare lì. Perfetto, ce l'ho fatta al primo colpo. Domani, segnatevelo, verranno 40 metri di neve, perché non è possibile sta cosa. Anche l'affogato sta per riemergere, per capire quello che sta succedendo. Comunque, torniamo a noi. Vado adesso qua sopra a mettere due blocchi e aggiungo una candela. Poi tolgo il blocco e salgo ancora con altri due blocchi, perché dovrò usare un pistone e schiacciare la nostra candela fin per terra. Quindi eccolo qua, usiamo un bellissimo blocco di pietra rossa, togliamolo, mettiamolo uno qua sotto, uno qua, e la schiacciamo ancora fino ad arrivare in fondo. Direi così possa essere perfetta. E questa è arrivata in fondo. Ora togliamo, tolgo e tolgo ancora. Vado dunque a prendere una piastrella di ardesia e la metto sulla testa della nostra armor stand. Vado a prenderne un'altra e la appoggio qua in cima. Quindi uno, due, in modo che sia in questa posizione, e gli metto in mano l'alambicco. Eccolo qua, magari solamente uno, e glielo mettiamo in mano. Perfetto. Adesso se io lo mollo, perché ho visto che lui lo muoveva con la canna da pesca, ma secondo me può andare bene anche senza. Fatemi vedere, fate vedere se può andare bene anche senza. Io direi che posso andare più che benone. Magari potrei avvicinarlo di un pochino, ma io ho sempre paura di sbagliare. Quindi dato che non è neanche troppo male, lo lascio così. Ebbene, posso togliere quindi questi due. Posso prendere una pozione dell'invisibilità, gliela butto sopra. Vado a prendere adesso delle lastre e le schiaccio esattamente. Aspettate che devo salire un po' di più qua in cima. Quindi saliamo ancora di un po' di blocchi. Ok, mettiamo un bel pistone e schiacciamo giù la nostra slab. Facciamo uno di così. Perfetto, togliamo. Un'altra così. Ok, e direi che ci stia. Togliamo, togliamo. Andiamo adesso a prendere un, eccolo qua, espositore assieme allo slime. Facciamo espositore, facciamo slime. Prendo un blocco, lo posso mettere qua il blocco? Fate vedere se ci sta. No, perché c'è l'armor stand invisibile. Ebbene, glielo spingo in giù con il pistone. Uno, uno, due. Mettiamo un bel blocco di redstone e ne mettiamo magari un altro qua. Li facciamo così e togliamo questo. Perfetto. Adesso tolgo tutto quanto questo rovino qua, tutta questa montagnola qui, e direi che ce l'abbiamo fatta. Cioè, in teoria abbiamo già finito. Metto questo qua davanti e voilà. Come costruzione ci sta assolutamente tutta. Come ho fatto arrivare questo qua sopra, che è tutto contornato d'acqua e che io ho fatto apposta a venire qua per non trovare delle presenze fastidiose. Come anche le, vabbè, le mucche sono mucche marine, queste ci stanno le pinne. Ma questo, vabbè, lasciamo perdere. Direi che questa build sia puramente reale. E sì, 3000 IQ, perché mai avrei pensato di poter creare un microscopio facendo in questa maniera. E dunque l'ultimo video comincia con lo sapevi. E cosa devo sapere? Mi faccia un attimino vedere. Ok, Soul Sand va bene. Ci mette sopra una rosa. Ma che cosa? Ma no, ma cosa? Ma mi scusi. Cioè, un attimo, ragazzi, ma cioè, lo sto vedendo solamente io, anche voi. Cioè, ha messo una rosa sulla Soul Sand e con la farina d'ossa l'ha fatta diventare una struttura con delle teste Wither sopra. Cioè, scheletro Wither. Mi sa veramente che qua è qual rotondo, non cosa. Cioè, insomma, ci sono problemi, ma anche grossi. Eccoci per la resa dei conti. C'ho la Soul Sand, ho preso una rosa Wither e abbiamo la Bone Mill. Io, da quello che mi dice lui, se per esempio faccio così, no? E ci metto sopra questa fantomatica rosa Wither, dovrei creare qualcosa. Cosa di particolare. Ebbene, che stiamo aspettando? Andiamo a prenderci il nostro bone meal. Ok, facciamo uno, facciamo due e facciamo... No, 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 che cos'è? Ma che cos'è questa struttura? A parte che sembra un cactus, abbiamo una struttura con tutte le teste. Cioè, io se volevo farmi un Wither bastava fare così. Questa cosa rompe tutte le regole di Minecraft. Cioè, non può essere vera una cosa del genere. Cioè, infatti non lo è. Non lo è, infatti, ragazzi, non è assolutamente una cosa di Minecraft, ma è una turlupinata. E la turlupinata l'abbiamo fatta semplicemente con due buchetti che mi portano a un congegno di redstone che mi fa attivare questo command block, che fa sì che quando io utilizzo la farina d'ossa, lui mi clona questa struttura che io in precedenza ho fatto qui dietro. Nulla di reale, assolutamente turlupinata. Ve lo giuro, non aspettavo altro, e finalmente anche in questo video una turlupinata l'ho trovata. Ma ebbene, ora vi mostro i comandi che ho utilizzato per fare questa cosa. Sono andato qua in fondo e ho preso un command block che ho messo a ripetizione e sempre attivo, e gli ho messo questo comando che mi permette, quando ad esempio ho in mano la bone meal, ovvero la farina d'ossa, di generare un blocco di redstone che attiverà questi ripetitori che andranno ad attivare questo altro blocco di comandi che mi andrà a clonare i blocchi dove abbiamo costruito in precedenza quella specie di cactus. Ebbene, ne ho messi tanti perché così potevo avere anche il tempo di utilizzare la farina d'ossa sopra all'arboscello di quercia. E dico arboscello di quercia perché questo in realtà non è una rosa Wither, ma è un arboscello di quercia ritesturato con un texture pack che ho creato personalmente, perché così, assieme alla terra con radici, mi permettesse di poter utilizzare la bone meal e rendere il tutto più veritiero. Ebbene, quindi, ultima di quest'oggi, assolutamente una
Arthur Lupinada, nulla di reale, e sono felice perché anche in una compilation di video da 3000 IQ posso trovare delle truffaldinate da smascherare. E questa si faceva semplicemente in questo modo: rimettiamo l'arboscello, utilizziamo la nostra farina d'ossa, gli do uno, vado due, e alla terza apparirà il nostro, diciamo, cactus enorme. Ragion per cui ultima di oggi smascherata con successo. E dunque ragazzi, però purtroppo anche per oggi diciamo è ora di andare. Io spero comunque che il video vi sia piaciuto, se perché non sbatta contro le cose quando corro al contrario. Mi raccomando, se il video vi fosse piaciuto, un bel pollice in su, e diversamente fatemi sapere sotto nei commenti quale altro tipo di video vi piacerebbe. Detto questo ragazzi, io vi saluto, ritorno in mezzo ai villici a pavoneggiarmi del mio eroe del villaggio, giusto per ricevere qualche oggetto omaggio. Noi con ciò quindi ci becchiamo in un prossimo video, e io ancora vi saluto, e che dire, qui The Next è tutto.